Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blin46 e questa è la seconda parte del video andiamo a cambiare scrivania, tra virgolette, cerchiamo di creare una nuova postazione fatta un po' più decentemente, fatta meglio. Ci tengo subito a ringraziare tutti quelli che hanno commentato o mi hanno dato qualche consiglio nel video precedente, perché siete stati veramente in centinaia tra commenti, Facebook, Telegram, eccetera, mi avete scritto veramente in tantissimi, anche Instagram, eccetera, quindi mi avete fatto veramente chiarire le idee e quindi oggi andrò a spiegarvi l'idea finale per la postazione e andremo a montare la scrivania. Come ho detto poco fa, ci tengo veramente a ringraziare tutti coloro che hanno commentato e mi hanno dato un consiglio su come andare a impostare la nuova postazione. Alla fine ho deciso di scegliere per i due monitor identici, quindi andrò a prendere un altro MG279Q che io amo la follia come monitor, infatti è identico a quello che ho già. Sicuramente con due sarà una favola. Gli altri due monitor ovviamente non andrò a buttarli via, li andrò a vendere per ovviamente comprare l'altro monitor. Non sono paperon dei paperoni, i soldi me li guadagno, quindi non è che posso prendere cose a caso e basta. Quindi una domanda che mi è stata fatta parecchie volte nei commenti dello scorso video è stata: ma perché devi andare a prendere altri monitor se ne hai già due che vanno benissimo? Allora vi spiego. Per andare a attaccarli al muro l'unica soluzione che avrei avuto sarebbe stata di andare a piegare in questo modo la base e il monitor sarebbe stato attaccato così per la base. E come potete vedere però il monitor, cioè, va... cos'è sta cosa? Anche se sarebbe rimasto fermo, eccetera, è brutto vedere la parte sotto del monitor, quindi è assolutamente meglio avere un monitor con l'alimentatore integrato e l'attacco VESA ovviamente dietro. Per quello ho deciso di cambiare, tra virgolette, i due monitor laterali. In molti però, al contrario di quello che avrei pensato, mi hanno detto di effettivamente comprare un altro monitor identico a quello che ho già, ovviamente disponibilità economica permettendo, e andare a vendere questi. Inoltre mi avete anche consigliato, mi avete mandato un miliardo di link per quanto riguarda le staffe da scrivania, da muro, eccetera. Anche lì ho deciso di scegliere una staffa da scrivania con il doppio braccio, in modo da poter regolare come preferisco i due monitor e averli sempre davanti, in altezza, in destra, sinistra, in qualsiasi posizione. Ho visto che su Amazon se ne trovano di molto economiche, quindi domani andrò a effettuare l'ordine e ordinerò sia il monitor che il supporto da scrivania. Prima di iniziare vorrei darvi un attimo un'idea di come dovrebbe venire o di come ho pensato questa postazione. Allora, iniziamo dalla scrivania. Scusatemi se ovviamente disegno come un cane, però non sono bravo a disegnare, altrimenti avrei aperto un canale di disegno. Se volete vedere qualcuno bravo a disegnare, andate a vedere un canale, il canale di Marcello, di Frafrog, di chi cavolo volete. Questa dovrebbe essere la scrivania. Qua sotto andrò a mettere un Alex con la porta, ok? E dall'altro lato ci sarà Alex con i cassetti. Qui ci andrà il case. Qui al centro, più o meno, andrò a montare il braccio con ovviamente le due estensioni per i monitor, ok? E qui ci saranno i due monitor 27 pollici, uno e vabbè l'altro. Per quanto riguarda la parte posteriore, andrò a chiuderla con un vecchio pannello che avevo già preso per un'altra scrivania, in modo da avere 3 cm nella parte posteriore per far passare tutti i cavi e quindi non avere nulla visibile da davanti. Vediamo di non perdere altro tempo e iniziamo a smontare tutto e preparare la nuova scrivania. Ok, a quanto pare il primo Alex è andato, ok, senza cassetti, ovviamente ha uno solo scaffale, potrei metterne anche altri, però mi va bene così. E poi adesso andiamo a montare l'altro Alex e lo mettiamo lì a destra. Ok, adesso che siamo pronti devo andare a tagliare il pianale, ovviamente a 2,18 m, in modo da farcelo stare qua in mezzo e non dovrebbe esserci nessun tipo di problema. Ok, allora adesso ho tagliato il pannello, devo solo provare a vedere se effettivamente riesco a metterlo nella scrivania, se ci sta, speriamo tanto di sì. Parecchio pesante, ve lo assicuro. Ok, sembrerebbe di sì. Perfetto.
Adesso dobbiamo fissare il piano della scrivania alle due cassettiere e andare a mettere dietro il pannello che andrà a nascondere tutti i cavi. Ok, allora è quasi finito, adesso devo andare solo a fissare il pannello che ho messo dietro, che andrà a coprire tutta la parte inferiore. Qui l'ho già sistemato perché era leggermente più alto, diciamo, quindi sono andato un po' a tagliare. E adesso devo semplicemente andare a fissare il pannello dietro, che va a coprire tutta la parte dietro. E come potete vedere da qua sopra ho più o meno 3 centimetri abbondanti, ho più o meno 3 centimetri abbondanti per poter far stare tutti i cavi dietro e non far vedere nessun tipo di cavo davanti. Ok, adesso ci siamo, la scrivania è completa, come potete vedere ho appoggiato solo un attimo la luce, ho appoggiato il monitor centrale, sempre l'MG279Q, e anche il computer. Come potete vedere non c'è praticamente nessun filo, vabbè, ci sono anche solo due cose collegate, però cercherò di fare del mio meglio per fare un cable management eccetera, bello pulito, quando avrò messo tutto quanto. Ci saranno alla fine due monitor uguali a questi. Qualcuno mi ha anche proposto di andare con un 21 noni wide QHD o ultra HD wide eccetera, però siccome voglio anche giocarci voglio avere i 144 Hz, e questo è assolutamente il miglior monitor che vorrei in questo momento, perché IPS 144 Hz, 2K, vabbè, Quad HD eccetera, quindi non voglio nessun altro monitor. Anche per questo video è tutto, grazie mille per il sostegno che mi avete dato. Il risultato per adesso è fenomenale, non vedo l'ora di avere i due monitor e poi magari anche con quello sopra, è tutto bello finito e non vedo l'ora di poter utilizzare la mia nuova postazione. Fatemi sapere voi con un commento cosa ne pensate, se volete effettuare anche voi una configurazione del genere con questi pezzi dell'IKEA. Vedrò di lasciarvi in descrizione il link direttamente a IKEA e penso che con poco più di 100 euro potete portarvi a casa una scrivania identica. Domani vedrò di ordinare anche l'altro monitor con il supporto da scrivania, vedrò di prendere un altro paio di cose, un paio di cavi più lunghi, in modo da far passare i cavi nel migliore dei modi. Sotto non ci sarà mai nessun tipo di cavo, perché ovviamente c'è il pannello che va a coprire, tutti i cavi saranno dietro, e tutti i cavi che saranno dietro hanno più o meno quasi 4 o 5 centimetri, 4 centimetri di spazio vuoto dietro al pannello, quindi è assolutamente perfetto. In descrizione come al solito vi ricordo che trovate tutti i vari link ai social, Facebook, Instagram, Amazon eccetera, dove ovviamente posto in anteprima un paio di cose. Come al solito vi ricordo che sostituendo il link di Amazon che trovate nella descrizione aiutate il canale in una maniera veramente fenomenale. Quindi direi che da Blink è tutto e ci vediamo domani con un altro video. Ciao!